Buonasera da Onda TG, in primo piano subito la sanità, ennesimo parto precipitoso al punto nascita dell'ospedale di Sulmona. Matteo nasce in soli 9 minuti, un caso che riaccende i riflettori sulla riorganizzazione dei punti nascita, ma anche sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. Noi facciamo il punto nel servizio. È nato in soli 9 minuti al termine dell'ennesimo parto precipitoso, un altro fiocco azzurro al punto nascita dell'ospedale di Sulmona. Il piccolo Matteo De Panfilis è venuto alla luce tra le 14.06 e le 14.15 di domenica 6 agosto. Pesa 2,7 kg, mancavano 20 giorni al parto, ma il bimbo ha deciso di nascere prima. La mamma Claudia, una sulmonese, è arrivata all'ospedale dell'Annunziata con l'ambulanza del 118 ed è entrata immediatamente in sala parto. Sono bastati solo 9 minuti ed ecco che Matteo è venuto alla luce. Entrambi, mamma e bambino, sono in buone condizioni di salute. L'episodio la dice lunga sulla gestione dell'emergenza, alla luce della riorganizzazione dei punti nascita in Abruzzo con il decreto 10 del 2015. Un caso che riaccende i riflettori, inevitabilmente, anche sulla riorganizzazione sanitaria in Abruzzo. In caso di cancellazione del reparto di maternità Peligno, che ne sarebbe stato della vita di mamma e bambino? Quale rete di emergenza in soli 9 minuti riusciva a gestire un parto precipitoso? Giriamo le domande a coloro che hanno competenze e responsabilità. Il punto nascita di Sulmona nel frattempo continua a salvare vite umane, come è accaduto alcune settimane fa a una donna nigeriana e recentemente a un'altra paziente della provincia di Isernia. Entrambe con un livello di emoglobina molto basso rischiavano di perdere la vita. Da ostetrice e ginecologia attendono però certezze su un futuro che resta sempre incerto, nonostante il roseo presente. Blocco del front office, la denuncia arriva dal consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Gennaro. Falsa partenza dell'amministrazione Casini, ha scritto De Gennaro in una nota. Sentiamo nel servizio. Una falsa partenza per l'amministrazione Casini, secondo il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Gennaro, che contesta il blocco dei servizi di front office che avrebbe penalizzato importanti uffici comunali come l'ufficio Sisma, rimasto per diversi giorni con la porta sbarrata, senza personale e senza effettuare il ricevimento al pubblico. L'affidabilità di un'amministrazione, sottolinea il consigliere in una nota, si misura anche da questi semplici atti gestionali. Ci auguriamo, prosegue, che si sia trattato di una semplice brutta figura che funga da stimolo per ricercare più presto un metodo di lavoro sia in giunta che in consiglio comunale. Non vorremmo che, fa notare De Gennaro, dopo i proclami sbandierati in campagna elettorale, ci dovessimo subito riabituare a un'amministrazione di centrosinistra che continua a compiere errori anche su atti di ordinaria amministrazione. Il consigliere di Forza Italia conclude con un invito a lavorare con maggiore interesse e iniziare a pensare nel giusto verso, cioè nell'interesse dei cittadini, della città e alle tante questioni che aspettano risposta. Tutta colpa della burocrazia, ma De Gennaro segnala e non dà soluzioni. Non si è fatta attendere la replica del sindaco Anna Maria Casini. Il disservizio dell'ufficio Sisma è da addebitare alle lungaggini burocratiche per il rinnovo del contratto alla cooperativa incaricata. Così il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini risponde al consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Gennaro. Problema risolto nel giro di una settimana, chiarisce il sindaco, specificando che l'esternalizzazione dei servizi è sicuramente uno dei problemi più gravi ereditati dalle passate amministrazioni e dovrà essere risolto una volta per tutte. Mi auguro che d'ora in poi il giovane consigliere De Gennaro non si limiti a segnalare il disservizio, ma che anche lui fornisca suggerimenti per la soluzione dei problemi. Quello di segnalare a cose fatte è un metodo vecchio, continua la Casini, un atteggiamento che non porta nulla di concreto ai cittadini. Da un giovane come lui mi sarei aspettata soluzioni e suggerimenti, così non è stato. Il problema è stato risolto dall'amministrazione, mentre le parole del consigliere non hanno portato a nulla di buono, chiosa il sindaco. Torniamo a parlare del progetto di strada dei parchi. I sindaci della Valle Peligna e della Valle del Sagittario, riuniti a Raiano, vogliono vederci chiaro e presto chiederanno un incontro al ministro Del Rio.
Incontro chiarificatore con il ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio per fare piena luce sul progetto di variante al tracciato della 24 e della 25. Lo chiederanno i sindaci della Valle Peligna e della Valle del Sagittario con un documento che invieranno nei prossimi giorni al ministero. I rappresentanti degli enti locali affermano di non sentirsi rassicurati dalla risposta del ministero, giunta tramite il sottosegretario Benedetto Della Vedova all'interpellanza del parlamentare pentastellato Gianluca Vacca. L'incontro in cui è stata presa la decisione di inviare il documento si è svolto ieri pomeriggio nella sala convegni del comune di Raiano. Siamo contrari a questo progetto, sia perché non sono stati, non vengono coinvolti gli enti del territorio e la cittadinanza, afferma il sindaco di Raiano Marco Moca, sia perché il progetto provocherebbe danni ingenti al nostro sistema ambientale, toccando l'integrità di luoghi incontaminati e di primaria importanza naturalistica, come le gole di San Venanzio, proprio qui a Raiano, e l'area protetta del Parco Velino Sirente, incidendo pesantemente nel cuore del sistema dei parchi d'Abruzzo. Insistiamo che venga messo in sicurezza l'attuale tracciato, così come è stato ribadito dal sottosegretario Della Vedova. E intanto il Consiglio provinciale dell'Aquila ha approvato il bilancio di previsione 2016 e il piano quinquennale per la riduzione dei cinghiali. Sentiamo meglio nel servizio. Bilancio di previsione e piano di riduzione cinghiali. Entrambi i provvedimenti sono passati stamane in Consiglio provinciale, il primo all'unanimità con l'astensione dei consiglieri Alfonsi e Mazzocchi e l'altro a maggioranza. Lo strumento finanziario della provincia risente del taglio dei trasferimenti statali, pari quest'anno a 21 milioni di euro. Attraversiamo un momento particolare difficile per la forte diminuzione delle risorse a nostra disposizione, ha sottolineato il presidente Antonio De Crescentis, che sta mettendo a dura prova l'espletamento delle funzioni prevalenti in capo all'ente, ma siamo comunque impegnati a garantire la sicurezza delle strade e delle scuole attraverso gli interventi di manutenzione. Alla luce delle difficoltà economiche abbiamo dovuto rivedere gli interventi di possibile realizzazione, favorendo quelle opere pubbliche che rientrano nella nostra capacità finanziaria, ha aggiunto De Crescentis. Nel piano quinquennale per la presenza di cinghiali è prevista invece la riduzione di circa il 6% all'anno della presenza degli ungulati per giungere nei 5 anni a una riduzione di circa il 35%. Il piano avrà valenza su tutte le aree non vincolate dal punto di vista paesaggistico al di fuori dei parchi della provincia. Per le altre aree sarà operativo solo quando la regione darà il parere favorevole alla valutazione di incidenza ambientale approvata dal Consiglio provinciale contestualmente al piano. L'altra novità introdotta con l'approvazione del piano quinquennale finalizzata alla riduzione della presenza di cinghiali nel territorio è data dall'introduzione della cosiddetta caccia di selezione, che permetterà ai cacciatori abilitati delle singole squadre, d'intesa con i proprietari dei terreni, di andare a caccia tutto l'anno e non più soltanto nel periodo compreso tra ottobre e dicembre. Si tratta di una misura molto importante, conclude De Crescentis, che ci permette di far fronte a un'emergenza annosa con l'obiettivo di tutelare i cittadini e gli agricoltori del nostro territorio. È tutto pronto in piazza Garibaldi a Sulmona per il concerto di Renzo Arbore dell'Orchestra Italiana, dove si prevede il pubblico delle grandi occasioni. La gente di Sulmona è forte e gentile come l'Abruzzo, ha detto il cantautore ai nostri microfoni. L'intervista. La prima impressione della città e soprattutto della gente, dei sulmonesi, qual è stata? Io le conosco, la gente d'Abruzzo. L'Abruzzo forte e gentile. Della mia infanzia, della mia adolescenza, lo ritrovo come se fosse passato, forse non fosse passato il tempo. Malgrado quello che si legge, quello che è successo nell'Italia, eccetera, la gente rimane ospitale, sorridente, generosa, gentile, spiritosa. Questa è una grande qualità degli abruzzesi che conosco benissimo. E poi. La città l'ho trovata benissimo, splendida, ben conservata. Mi sono fatto delle passeggiate adesso un po' private, ma insomma belle, vedendo i negozietti, le cose. Guarda, effettivamente l'Italia è bellissima, Sulmona è bella. Questa sera che spettacolo sarà? Sarà uno spettacolo sentimentale. Vario, d'arte varia, perché accanto alle canzoni napoletane, accanto alle canzoni della televisione, eccetera, facciamo anche un po' di
jazzettino con dei miei amici che si chiamano Michael Sappini e Giancarlo Colangelo, che sono venuti apposta. Facciamo un po' di swing, un po' di coso per celebrare il ritorno di questa musica che è diventata di nuovo di grande attualità. Senta, qual è il giudizio di un grande della musica come lei sulla musica di oggi? Qual è un grande della musica? Ray Charles. Io sono uno di quelli che ho avuto la fortuna di suonare e cantare con lui, o solo mio, a New York, al Madison Square Garden. C'è su un disco che si chiama Perché pensare che devo fare il dentista, ed è un'esecuzione da brividi. Ancora oggi, quando sento Ray Charles cantare O Sole Mio con l'orchestra italiana, mi vengono i brividi ogni volta puntualmente. Una bellissima esecuzione. Dunque, fra poco tutti in piazza Garibaldi per il concerto di Arbore, che chiuderà il programma della giostra cavalleresca di Sulmona. Un altro spettacolo, intanto ieri sera, ha colorato il cortile della Santissima Annunziata, la danza indiana in scena. Marco Malvestuto. Successo per lo spettacolo danzante The Wonder That Is India, dell'India Revival Group, la compagnia indiana, arrivata a Sulmona in occasione della giostra cavalleresca d'Europa, e che ieri sera nel plateatico della Santissima Annunziata ha regalato agli spettatori un viaggio nella ricca cultura indiana. L'India è considerata una delle più grandi superpotenze culturali, poiché racchiude in un solo paese una miriade di culture differenti. Culture rappresentate ieri sera tramite balli tipici eseguiti da danzatori e danzatrici di una delle compagnie più longeve d'India. Dorato di Rajasthan, terra di re, fortificazioni e palazzi, è dimora della comunità nomade, Calveria, incantatori di serpenti che ballano e vorticano, riproducendo i movimenti di un serpente. L'India Revival Group è arrivata nella città di Ovidio grazie ai rapporti iniziati lo scorso 23 giugno dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Anna Maria Casini, coadiuvata dal consigliere comunale Roberta Salvati, con l'ambasciatore d'India Anil Wadhwa. La nostra amicizia con l'India potrà crescere se noi terremo fortemente a considerare che cioè, lo scambio culturale è la cosa più importante. Loro ci tengono in modo particolare e noi faremo in modo di far crescere questa nostra amicizia tra le due culture. Una serata speciale, quella di ieri sera, che sancisce la vicinanza tra i nostri due popoli e che fornisce un punto di partenza per sviluppare in futuro rapporti di natura culturale e commerciale. Un gruppo di emigrati negli Stati Uniti si ritrova nelle frazioni cavate del comune di Sulmona per la festa del Santo Patrono, quest'anno riuscita alla perfezione. A salutarli il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini. Vediamo tutto nel servizio. Munati da forte richiamo della patria e dall'attaccamento alla storia e alla tradizione della comunità, i tanti emigrati che hanno fatto fortuna all'estero sono ritrovati nella frazione cavate di Sulmona per i festeggiamenti di San Michele Arcangelo. Da Boston sono tornati nella patria di Ovidio, come ogni anno, quella patria che diversi anni fa hanno lasciato per esigenze di lavoro. Con una breve sentita cerimonia svoltasi domenica scorsa nell'ambito della festa religiosa di San Michele, hanno ricevuto il saluto della comunità e delle istituzioni. Un omaggio è stato reso anche a quei emigrati che sono diventati eroi difendendo la patria con la propria vita. Un momento vissuto anche dalle autorità quest'anno al completo, con i sindaci di Sulmona Pettorano Sulgizio entro d'acqua e il vicepresidente del Consiglio Comunale di Sulmona Fabio Ranalli. We'll be right back.
Massachusetts, vicino a Boston. Però si sente il richiamo della patria, no? Io vengo ogni anno qua. Siamo là da 55 anni. 60 anni in America io. E come ritrovate le cavate ogni anno? Bello, bene, ci piace, stiamo bene. Veniamo per 3 mesi ogni anno. Da dove vengo? Da Boston, no? Boston, bene. Comunità e ci tengono a fare queste belle manifestazioni, sono belle a farlo. E porta la gente insieme, riunisce la gente. Qui ci siamo sposati in questa chiesa. Quindi tornate tutti gli anni? Sì, ogni anno. Dobbiamo portare avanti tutti insieme la vita di questo territorio per un futuro sano e prospero, la stessa sorte che è toccata ai nostri emigrati che sono andati altrove e hanno onorato le nostre radici, ha sottolineato nel suo discorso il sindaco Anna Maria Casini. Non solo hanno tenuto alto l'onore della loro patria, ma non l'hanno mai scordata, contribuendo da lontano ad attività come questa festa per la quale insomma si sono sempre prodigati e partecipando direttamente, venendo, non lasciando e non trascurando questo importante appuntamento. La presenza del primo cittadino di Sulmona, che mancava da molti anni alla frazione Cavate durante i festeggiamenti del patrono, è stata valorizzata e apprezzata anche dal parroco Padre Clemente. È importante che questa zona della città non venga dimenticata, ha rimarcato Andrea Ramunno, consigliere comunale di Sulmona con delega alle frazioni. È importante che una parrocchia, anche come questa delle Cavate, quindi sia una frazione, non venga dimenticata, e il sindaco, la presenza del sindaco sta a simboleggiare proprio questo, cioè uscire dalle stanze di palazzo per stare tra le persone. È intanto tempo di bilanci per i festeggiamenti di San Michele, eccetto il maltempo di sabato sera che ha fatto saltare l'evento, tutto è filato liscio. L'evento clou è stato il concerto di Amedeo Minghi, riuscito alla perfezione, con la fiumana di gente che ha affollato il quartiere fra fans accaniti e semplici curiosi. Magari ti chiamerò dottorino amoroso in tutta bella, e il tuo nome sarà il nome di ogni città. La festa civile si è chiusa ieri con la Sangria Party, l'animazione musicale di Radio Zigo del DJ Alessandro Natale, una vera e propria ciliegina sulla torta. Allora, era alcuni anni che cercavamo di ingaggiare Minghi, però era sempre impegnato. Quest'anno ci siamo riusciti, ci è dispiaciuto un po' per il tempo, però la gente c'è stata. Si chiama ERA ed è il progetto che valorizza i siti archeologici d'Abruzzo. Marco Malvestuto nel servizio. Infine una nuova proposta di turismo culturale che coinvolge 40 comuni e che chiama in causa la storia di questa regione. Nel centro Peligno si sono ritrovati amministratori ed esperti per presentare ERA, progetto di estrazione europea, nell'ambito del programma IPA Adriatico, che coinvolge 14 partner nazionali e internazionali i cui territori si affacciano sull'Adriatico. L'obiettivo è creare una piattaforma comune dell'area adriatica per la gestione e la promozione di un turismo sostenibile, tutto fondato sul patrimonio storico dei territori. In Abruzzo ERA si concretizza in un'offerta di tutto rispetto, un itinerario storico-culturale che tocca 40 comuni e numerosi siti di rilevanza archeologica e paesaggistica. Nel percorso proposto da ERA c'è la storia di questa regione, ma soprattutto il clou di quelle tradizioni, di usi e costumi che caratterizzano territori e popolazioni. Ed è proprio l'integrazione territorio-popolazione-turista la vera forza del progetto, non una proposta calata dall'alto che impone percorsi, ma la capacità di chiamare in causa direttamente le popolazioni locali alla partecipazione diretta del prodotto turistico. Il paesaggio non è agevole, ma ha il pregio di essere fortemente innovativo e dunque potenzialmente in grado di generare risvolti positivi a lungo termine. Il percorso proposto in Abruzzo entra quindi in 40 centri alla scoperta di ricchezze e tradizioni, tiene conto delle popolazioni e soprattutto vuole generare un percorso di marketing del territorio. In questo senso ERA prevede la creazione di un marchio certificato come elemento distintivo del patrimonio storico e culturale dei 40 comuni, ma anche la promozione puntuale e capillare con la realizzazione e distribuzione di 100.000 brochure, 20.000 cartine tematiche e 10.000 guide cartacee. Verranno inoltre sviluppati un sito e una app dedicati, il tutto in stretta collaborazione con le DMC del territorio. Di risposta concreta all'esigenza di una strategia per la promozione del patrimonio culturale ha parlato il capo di Dipartimento dei Rapporti con l'Unione Europea della Giunta regionale, Giovanni Savini. La cultura può e deve essere fonte di occupazione e opportunità di crescita economica. ERA, in questo senso, risponde a questa aspirazione.
E ora ci spostiamo a Prato La Peligna. Palazzo Colella tornerà al suo antico splendore, consegnati i lavori da 645.000 euro, i particolari nel servizio. Sostenibilità e innovazione sono le parole d'ordine per il recupero e la valorizzazione dello storico Palazzo Colella di Prato La Peligna, che presto tornerà agli antichi splendori. Da una parte un'attenzione particolare nelle finiture, la sostituzione degli infissi esistenti con nuovi infissi in legno che garantiranno migliori prestazioni energetiche, e dall'altra la realizzazione di una piattaforma tecnologica che consentirà, attraverso l'installazione di postazioni touchscreen, di promuovere il territorio e le principali attività turistiche e culturali. La notizia sulla consegna dei lavori arriva dal sindaco Antonio De Crescentis. Gli interventi, per un importo di 645.000 euro provenienti dai fondi FAS e da un tempo stimato di esecuzione di 8 mesi, prevedono anche la realizzazione di un'area infrastrutturale di servizio, un parcheggio con 9 posti auto e il rifacimento integrale di via Benedetto Croce. È prevista inoltre l'installazione di una nuova segnaletica stradale per consentire ai turisti di raggiungere agevolmente il centro storico, superando così le difficoltà oggi presenti. Siamo molto soddisfatti per l'avvio di un'opera importante per la comunità di Pratola e non solo, frutto della nostra progettualità e di un lavoro durato anni, che oggi diventa una realtà concreta sotto gli occhi dei cittadini, ha dichiarato il sindaco di Pratola Peligna, Antonio De Crescentis. Siamo ora in attesa della procedura di gara per il rifacimento di via Nazario Sauro, che insieme a via Benedetto Croce e il quartiere del Santuario, oggi interessato dai lavori, rappresentano una porzione importante del nostro centro storico e ci permettono di valorizzare in modo adeguato il Santuario della Madonna della Libera, che abbiamo particolarmente a cuore. Conclude De Crescentis. Sbarca a Castel di Sangro la mostra Idee per una collezione promossa dal pratolano Antonio D'Achille. Il servizio è di Domenico Berlingeri. Dopo il successo al Media Museum di Pescara, la rassegna d'arte contemporanea Idee per una collezione, ideata dal maestro pratolano Antonio D'Achille, viene ora ospitata nelle sale della Pinacoteca Patitiana di Castel di Sangro a Palazzo di Petra. L'inaugurazione è avvenuta lo scorso sabato. Sono particolarmente soddisfatto della riuscita di questa mostra, perché ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e attento. L'evento, giunto quest'anno alla 5ª edizione, si svolge nel segno di Ovidio per celebrare il bimillenario della morte del poeta sulmonese. Nella mostra si trovano esposte le opere di pittura, disegno e grafica di una 40ina di artisti contemporanei e classici. Tra gli abruzzesi, oltre allo stesso D'Achille, Roberto Di Giampaolo, Domenico Santacroce e Rena Saluppo. Una mostra di notevole spessore, ci sono artisti di fama internazionale. Il mio quadro è quello che vedete qui sulla destra, il titolo è De Amaya e rappresenta un po' quello che è il mio modo di dipingere, cioè una pittura istintiva dove cerco di rappresentare l'energia e la luce. Sono onorato di partecipare a questa mostra della maestra Antonio D'Achille e quindi in mezzo a tanti artisti famosi. Io avevo una passione da piccolo per la pittura e ultimamente, incoraggiato dal maestro Antonio D'Achille, mi sono ispirato con questo quadro che ho realizzato proprio in occasione di questa mostra. È stato scelto questo luogo come, insomma, luogo importante perché è effettivamente depositario di opere meravigliose come quelle di Teofilo Patini, che è un artista unico e che effettivamente bisogna comunque ricordare. E noi al piano, diciamo, di sotto, al locale che appunto ospita le opere di Teofilo Patini, abbiamo avuto la fortuna di collocare le nostre. Tra gli artisti anche l'ex sindaco di Castel di Sangro, Roberto Fiocca. Questo è un dipinto giovanile, diciamo, fatto quando avevo 18 anni, quindi rappresenta una chiesetta di Castel di Sangro, la chiesetta di Sant'Angelo. Sono particolarmente soddisfatto per la qualità delle opere esposte. Due delle tante opere sono queste di Massimina Pesce dell'Aquila, originaria di Prezza per la verità, che purtroppo ci ha lasciato. È un artista che ha portato avanti da tempo una ricerca sia dal punto di vista materico che dal punto di vista formale. La mostra resterà aperta fino al 28 agosto.
quando il teatro di strada contagia un'intera comunità. È il caso della commedia La Badante, andata in scena nei giorni scorsi all'Abbazia Celestiniana di Sulmona. Vediamo tutto nel servizio. Signora Mariuccia, che è successo? Che è successo? Sempre chiamare, io riposare un pochino e tu sempre chiamare, sempre chiamare. Rappresentare scene di vita quotidiana che segnano la maggior parte delle famiglie del paese, riscoprire il valore e la preziosità del dialetto, questo è il senso della commedia La Badante, che è andata in scena nei giorni scorsi nella splendida cornice dell'Abbazia Celestiniana di Sulmona, curata dalla compagnia teatrale Ciaramuglie di Pacentro, scritta da Fernando Garofano. È una forma di teatro di strada che sa contagiare e far divertire il pubblico ed esaltare gli aspetti più reali e comici delle nostre realtà domestiche, spiegano alcuni dei protagonisti. Noi cerchiamo di lanciare il messaggio di fare un qualcosa sia per il nostro paese che per i paesi del circondario e cercare di fare un qualcosa che possa soprattutto regalare un sorriso a chi ci viene a guardare. Quello a cui puntiamo è a far divertire il pubblico e ricordare, far presente a tutti che quello che succede nelle proprie case, insomma, è quotidianità ovunque. L'evento si è svolto nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna degli Angeli, festa che è tornata in vita grazie ai volontari delle frazioni. 2 ore e mezza di risate e puro divertimento. Per gli attori sono arrivati lunghissimi applausi dal folto e calorosissimo pubblico. Che è successo? Senti, sa Bucciatella, te ne puoi dire, andai c'è un desaballo. Come succede? Che succede? Ma mi ha cagnato, ma io me lo faccio in cima a seggia. Prossima uscita in paese a Pacentro il 13 agosto alle 21. Il 13 a Pacentro, con una diversa da quella di questa sera. E dobbiamo dire il titolo? Io direi di no. Lasciamo a sorpresa. E dunque vedremo che cosa succederà, ci hanno lasciato con la curiosità gli attori. Ora ci spostiamo a Vittorito Arcieri, da tutta Italia, domenica scorsa nel paese per il campionato nazionale. Domenico Verlingeri. Si è svolto domenica a Vittorito il 10° torneo dei Cantelmo, riservato agli arcieri, valido per il campionato nazionale della Lega Arcieri Medievali. La gara si è sviluppata su 10 piazzole ed ha visto la partecipazione di arcieri provenienti da tutta Italia. Il percorso è articolato su varie piazzole che sono disposte in giro per il paese, per la città, dove pattuglie di 7, 8, 9, 10 arcieri si alternano e tirano su questi bersagli. I bersagli si rivolgono un po' al Medioevo, quindi abbiamo un pendolo, abbiamo il castello, abbiamo magari le figure 3D che sarebbero gli animali. Carlos Alberto Owen, presidente nazionale della Lega Arcieri Medievali, si è complimentato con l'organizzazione di Vittorito, che rappresenta, ha detto, una tappa fondamentale del campionato italiano. È una delle 30 manifestazioni in tutta l'Italia, dalla Sicilia fino su a Padova, e quindi veramente questa cittadina, che ormai è qualche anno che accoglie questa manifestazione, c'è da fargli veramente tanti complimenti, perché oggi come oggi non è facile riunire tutti gli arcieri, e se gli arcieri vengono vuol dire che si sono trovati bene e che in questa piazza, in questa città, hanno veramente trovato un divertimento sano. Io sono felicissimo perché si è partito qualche anno fa con una cosa così leggera, sembrava una cosa di poco conto, invece ci siamo resi conto che è una cosa importantissima e unica, e la vogliamo ripetere ancora di più nei prossimi anni. Ci metteremo a disposizione per ciò che serve per la Lega Arcieri, per poter aumentare questa manifestazione, per far passare una giornata diversa in uno sport diverso, completamente diverso dagli altri, perché questo è. Noi non abbiamo grandi cose in questi piccoli centri, in questi piccoli comuni, ma queste sono cose importantissime e quelle cose uniche che devono rimanere uniche. Soddisfazione per la buona riuscita dell'evento è stata espressa dalla compagnia Arcieri dei Cantelmo. Per noi è una tappa fondamentale, è bello ritrovarsi, è bello usare i nostri archi, le nostre frecce, ed è bello partecipare a questo campionato che il fondatore ha creato dal nulla e che ormai ha raggiunto dei livelli nazionali importantissimi. È bello per tutti, ci fa piacere sta, e qua partecipiamo con piacere, e i nostri sforzi speriamo che verranno ripagati come gli anni precedenti, anche nei prossimi anni.
Era questa l'ultima notizia per questa sera, ci fermiamo qui con Onda TG, la prossima edizione domani alle 13.30. Grazie per essere stati con noi e a tutti voi lascio la buona serata, arrivederci. Tempo stabile, ma è atteso un nuovo peggioramento da domani sera sulla nostra regione, dove ora ci sono condizioni generali di cielo sereno, poco nuvoloso, con possibili annuvolamenti sulle zone montuose. Temperature in lieve aumento, specie nei valori massimi. Venti deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera, con residui rinforzi. Mare generalmente poco mosso.